La Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci ad Agrigento, in una mostra curata da Vittorio Sgarbi, il quale ha ribadito come una città, capitale della cultura, non può essere così sporca come Agrigento. L'assurdo dei lavori a San Leone e di martedì con il villaggio Peruzzo che diventa una pericolosa bolgia. La denuncia della CGIL sul trasporto pubblico ad Agrigento e l'intervento del cartello sociale sul reddito di cittadinanza. Acragas e campionati minori nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. La Vergine delle Rocce ad Agrigento, in una prestigiosa mostra curata da Vittorio Sgarbi. Il servizio di apertura di Margherita Trupiano. La Vergine delle Rocce di Leonardo, in una prestigiosa mostra a Villa Aurea, curata da Vittorio Sgarbi, ieri in città per presentare il genio di Leonardo da Vinci tra Rinascimento e Magna Grecia, in quel percorso di avvicinamento al 2025 che vedrà Agrigento capitale della cultura. Sentiamo. È un'idea molto singolare e anche molto assoluta, perché è difficile immaginare qualcosa che sia più al centro della nostra civiltà, della Valle dei Templi. E se dobbiamo pensare come il Rinascimento si è espresso e qual è la figura più assoluta e universale, pensiamo a Leonardo, quindi la connessione c'è attraverso l'idea di un primato che il Rinascimento ha nella figura di Leonardo, che è un grande pittore, un grande scienziato, un grande architetto, un grande scultore, sempre però incompiuto, sempre imperfetto o in alcuni casi troppo compiuto, come nel caso della Vergine delle Rocce, che dovette essere l'idea così formidabile della sua prima giovinezza, averne fatto un disegno che ha determinato poi una serie di derivazioni, quella del Louvre e quella della National Gallery di Londra, che sono le più note. Però il professor Pedretti, mio vecchio amico, indicò tra quelle che erano legate al disegno di Leonardo anche quella che si presenta qui, la quale con giusta prudenza è indicata come Leonardo e collaboratori, e ci mostra la forza di un tema che è il rapporto fra la divinità e la natura, Deus sive natura, la Vergine delle Rocce. Le rocce sono ciò che Dio ha creato e Dio è nel bambino che sta dentro o a fianco della madre, nelle rocce. E quindi c'è qualcosa di profondamente ctonio, cioè proprio di originale, di assoluto. E credo che questa sia la ragione per cui gli organizzatori hanno pensato a questa idea di affiancare quelli che vengono per vedere l'origine della grande civiltà antica e specchiata nel Rinascimento nella figura di Leonardo. Tra l'altro io dei dipinti che ho visto qui, compreso quello che è evidentemente il più significativo, ho guardato con molta attenzione questo di Cesare da Sesto, che è un'opera dipinta su tela con un finto alabastro sul fondo, è una qualità altissima, quindi mi sono affiancate opere di Cesare da Sesto, di Marco Loggiono, di Gian Pietrino, di Martino Piazza da Lodi, anche quella di Martino Piazza che è simmetrica rispetto a questa che sta al mio fianco, che sono opere importanti che indicano come Leonardo sia stato un maestro di allievi che talvolta sono stati più bravi di lui perfino nell'esecuzione, per essere puri pittori. Lui è stato più che un pittore, perché la pittura nella sua interpretazione è cosa mentale, quindi è idea, è arte concettuale, è assoluta modernità. E pensando come spesso io ho fatto polemiche sulla presenza di arte contemporanea che prende lustro, si gesta, come anche qui, con un'opera di Vito Rai, dal rapporto con l'antico, l'idea che qui ci sia un artista che può tenere alta la testa e dare più che prendere, e quindi Leonardo essere un richiamo che non può essere subordinato all'importanza del luogo, è certamente uno scontro alla pari, una specie di sfida. Quindi chi viene qui sentirà la grande civiltà greca e sentirà il Rinascimento nella figura e soprattutto nell'opera più complessa, più ricca, più stimolante, anche quella da cui sembra uscire tutta l'invenzione di Leonardo. E ascoltiamo adesso alcuni partecipanti all'inaugurazione della mostra.
Un evento in cui il Parco archeologico della Valle dei Templi è entrato a pieno titolo, dando corpo a quell'idea di incontro tra Rinascimento e Magna Grecia. Il direttore Roberto Sciarratta e il patron di Mediatica Gianni Filippini. Devo dire, portare Leonardo da Vinci, la Vergine delle Rocce, alla Valle dei Templi è un'operazione culturale importante. È importante perché finalmente abbiamo artisti di livello che illumineranno la valle, per cui il visitatore che si trova nella valle, che comunque raggiungerà la valle non solo per la valle, ma la raggiungerà per poter godere di questa mostra che vede la Vergine delle Rocce per la prima volta ad Agrigento, per la prima volta in Sicilia, devo dire, accompagnata da 10 guardie della bottega di Leonardo, in un progetto che tende a una spiegazione dell'attività del maestro e che quindi noi abbiamo da subito sposato, e devo dire che è una di quelle attività propedeutiche certamente ad Agrigento Capitale 2025, ma una delle tante attività che abbiamo messo in cantiere e che cerchiamo di offrire ai visitatori che ci auguriamo verranno a vedere questo, non solo la valle, ma questa mostra meravigliosa. Di grande pregio artistico, no? Beh, devo dire, è di livello, noi finalmente abbiamo bisogno degli artisti che valorizzano la valle e non viceversa la valle che valorizza gli artisti. Questo è un progetto che si pone su questa ottica, un'operazione di livello culturale alto per valorizzare anche la Valle dei Templi. Grazie, direttore. Un evento importantissimo che ovviamente lancia quella che è Agrigento Capitale della Cultura 2025, un evento di ampio respiro presentato ovviamente dal nostro sottosegretario Vittorio Sgarbi, col patrocinio ovviamente del Ministero della Cultura ma anche dell'assessorato regionale alla cultura. Noi siamo qui a testimonianza di un lavoro straordinario che si sta facendo per far trovare pronta Agrigento alle sfide che la vedranno nel 2025 come capitale della cultura. Vittorio Sgarbi, come dicevamo in apertura, è stato presente a Villa Aurea. Il sottosegretario ha puntato il dito sulla città sporca, un assurdo per una capitale della cultura. E poi esiste il problema di un hotel che si vuole trasformare. I dettagli con Margherita Truppiano. Ma Vittorio Sgarbi non ha risparmiato nel suo incontro con la stampa prima e nel successivo con il pubblico una stoccata alla città che, dice, in queste condizioni non può presentarsi all'atteso appuntamento del 2025. La città è sporca, ha detto e ribadito. Ma non mi sembra che da quando è partita questa indicazione si sia fatto prima di questa mostra, questo è quello che sia il primo atto, mi pare un atto a cui partecipando io ho dato un contributo e credo che occorra andare avanti, occorre tenere pulita la città, la cosa che colpisce è che la città non è particolarmente pulita e occorre garantire un'accoglienza che non sia sempre il bell'albergo Villa Atena, ma se deve venire molta gente ad Agrigento sarà bene che gli alberghi ci siano, quindi ci sono dei problemi strutturali cui la città è così mitica, ma occorre poi che sia praticamente disponibile al turismo che dovrebbe accorrere con la capitale italiana della cultura. E poi, per ben due volte, Sgarbi ha detto qualcosa che non ci è sfuggita. Non butterei giù un albergo per fare un centro commerciale, cosa che mi hanno detto essere stato non votato dal Consiglio, ma contenuto in una determina. Ascoltiamolo. E quindi credo che la città debba presentarsi, e vorrei anche aggiungere, credo che sarà un fatto polemico, che non butterei giù un albergo per fare un centro commerciale, cosa che mi hanno detto essere stata in qualche modo non votata dal Consiglio ma indicata da una determina. Cioè, abbiamo bisogno per la capitale italiana della cultura di avere accoglienza. Un albergo va potenziato, va arricchito, farlo diventare un centro commerciale mi sembra un modo per non interpretare pienamente il ruolo della capitale italiana della cultura, ma questo lo dico perché. Sì.
Non sappiamo a quale albergo si riferisca con certezza né di che tipo di determina si tratti, se dirigenziale o di giunta, che potrebbe, in relazione alla tipologia, incidere sull'efficacia del provvedimento. In ogni caso, al di là della struttura da battere o no, voci non ufficiali né confermate parlano dell'Hotel Jolly di Villaggio Mosè, c'è da valutare cosa ne discende da questo, ovvero il tentativo di cambiamento di destinazione d'uso della struttura in ambito urbanistico e due volontà diverse, quella di chi spinge perché non sia più alberghiera, quella di chi vuole che divenga commerciale. I lavori nel viale Emporium con deviazione al villaggio Peruzzo stanno creando, come è noto, parecchi disagi, soprattutto ai cittadini residenti a San Leone. Ed è polemica, visto che siamo in piena estate e la situazione sembra destinata a perdurare. Oggi è martedì, con il villaggio Peruzzo interessato dal mercato e le inevitabili code. Come farebbe un'ambulanza in queste condizioni a districarsi nel traffico? È una richiesta rivolta all'amministrazione comunale. Seguiamo adesso un servizio sul trasporto pubblico nella città di Agrigento con la denuncia della CGIL. La FIL di CGIL di Agrigento e la FAISA CISAL, attraverso una nota stampa, esprimono le loro preoccupazioni sul futuro del trasporto pubblico ad Agrigento. È scaduto ieri infatti il termine dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Agrigento al gestore privato, quello che doveva essere un'opportunità per aumentare le qualità e l'efficienza dei servizi offerti, si è trasformato in implicazioni per i cittadini e per l'intero indotto legato al TPL, trasporto pubblico locale. Da anni, infatti, il comune non ha ancora indetto una gara pubblica per l'assegnazione del servizio, né ha manifestato alcuna intenzione di farlo. In questo modo si sta permettendo una situazione di monopolio a favore del gestore privato, che potrà continuare a svolgere il servizio per altri anni senza alcuna concorrenza e senza essere sottoposto a nessun controllo. Si tratta, affermano i sindacati, di una nota ed evidente conflitto di interessi, in quanto il gestore privato ha tutto l'interesse a mantenere il servizio in mano propria, sfruttando i notevoli guadagni che ne derivano. Basti pensare che in 10 anni il costo per la collettività è stato di circa 25 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ricavi provenienti dai biglietti, dagli abbonamenti e dalle sovvenzioni anche per l'acquisto dei mezzi nuovi. Un vero e proprio business a danno dei cittadini che si ritrovano con un servizio monopolizzato. La situazione in città si è aggravata anche dalla mancanza di una chiara volontà politica da parte del comune di Agrigento di voler risolvere il problema. Possibili equilibri politici sembrano impedire infatti l'avvio di una gara nel breve termine, mettendo a rischio gli interessi dei cittadini e delle attività economiche legate al trasporto pubblico locale. La FIL CGIL e la FAISA CISAL di Agrigento esprimono in tal senso la loro preoccupazione per questa situazione e chiedono con forza al Comune di Agrigento di intervenire immediatamente, ma anche e soprattutto alle istituzioni competenti in materia di controllo. Non possiamo più tollerare che il trasporto pubblico locale venga considerato un business a scapito delle esigenze dei cittadini dell'intera Agrigento, con annesso e connesso il sistema produttivo legato al trasporto pubblico locale. Reddito di cittadinanza. In provincia di Agrigento, a goderne sono stati 2.986 cittadini. Da oggi lo stop del governo. E sulla questione, proprio ad Agrigento, interviene il cartello sociale. Arturo Cantella. Montano le proteste in tutta Italia, anche nella nostra regione, da parte dei cittadini che hanno perso il reddito di cittadinanza, avvisati da un freddo SMS da parte dell'INPS. Diverse le prese di posizione in tal senso, una di queste viene dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, in quanto si scarica proprio su di loro la pressione delle famiglie rimaste senza un'entrata per riottenere il sostegno.
Intanto dal Ministero del Lavoro arrivano le prime indicazioni, le famiglie che hanno avuto il reddito sospeso, che saranno prese in carico dai servizi sociali comunali, entro il prossimo 31 ottobre avranno l'assegno fino a dicembre, arretrati compresi. Chi non rientra tra quelle categorie previste e saranno tagliati fuori, dovranno trovarsi alla ricerca di un nuovo lavoro, essere inseriti in un percorso di formazione lavoro e percepirà un introito di euro 350 al mese per 12 mesi. In Sicilia saranno all'incirca 37.000. E in merito interviene anche il cartello sociale di Agrigento, CGL, CISL, UIL e Pastorale. Saranno 2.986 i cittadini della provincia di Agrigento che non percepiranno più il reddito di cittadinanza. Con SMS dell'INPS hanno ricevuto la comunicazione, come già anticipato dal governo centrale. Bene, se qualcuno aveva detto che voleva eliminare la povertà, questa volta sembra che qualcuno vuole eliminare i poveri. I settori più oltranzisti della maggioranza di governo si sono imposti e hanno suscitato un grande clamore per eliminare uno strumento di civiltà che esiste in tanti altri paesi. Non si è voluto ascoltare i suggerimenti della CEI, che invitava a correggere e non eliminare il reddito di cittadinanza. L'esperienza di questi anni ha fatto capire che c'era da migliorare il funzionamento dei centri del lavoro, che avrebbero dovuto funzionare l'impegno sociale di tanta forza lavoro fino ad aiutare a trovare un vero lavoro che permettesse a ognuno dei percettori di reddito di tornare a entrare nel mondo del lavoro. Si rischia così di innescare quella che può diventare una bomba sociale, come temono i sindaci, anche quelli di destra, con il rischio di mandare in tilt i servizi sociali dei comuni che in tantissimi casi non hanno i mezzi e i fondi per dare concrete risposte alle tante richieste, mandando spesso alle Caritas persone in seria difficoltà. In questo senso il cartello sociale auspica che si possa rimediare una scelta iniqua che può provocare e aumentare quei disagi non indifferenti, ma nello stesso tempo si rivolge un appello a tutti quei soggetti istituzionali e non che hanno a cuore la difesa delle fasce più deboli delle popolazioni, la loro dignità di essere umani. Non si possono trattare i poveri come scarto né eliminare la preoccupazione della loro esistenza dimenticandosi gli stessi. Inaugurata ad Agrigento una sede di Fratelli d'Italia. Si inaugura oggi la nuova sede di Fratelli d'Italia qui in Via Giugeni 63, un fatto importante anche per rappresentare il partito nella nostra città. Esatto, abbiamo scelto il cuore di Agrigento, il centro di Agrigento, e vogliamo fare diventare questa sede il cuore pulsante del nostro partito. Fratelli d'Italia è il primo partito a Roma ed è in Sicilia, ma ha bisogno comunque di essere strutturato ed essere presente nel territorio. Questi locali diventeranno luoghi di ascolto, passeranno da qui le nostre donne e i nostri uomini che sono al governo sia della nazione che della regione siciliana per portare le loro idee, il loro lavoro, ma soprattutto per ascoltare le esigenze di questo territorio. Saranno momenti tematici importanti per fare sentire la voce di Agrigento, per fare sentire le necessità di Agrigento. Ecco, noi stiamo costruendo una rete che è fatta di uomini, di donne, che è fatta di speranza, e questo diventerà il cuore pulsante. Sono contenta che oggi siano venuti qui a festeggiare questo momento importante tanti amici, nonostante sia il 31 luglio. Abbiamo il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, abbiamo gli assessori Aricò, Scarpinato, senatori Sallemi, Pogliese, Raul Russo, tanti deputati, tanti dirigenti, iscritti, militanti. C'è voglia di buona politica, quella che non promette singole prebende ai dirigenti locali, ai consiglieri comunali, ma quella che costruisce speranza per tutti. Questo deve fare la buona politica. Basta con le vecchie modi di fare di una volta la pacca sulla spalla, non ti preoccupare, a te ci penso io. No, dobbiamo lavorare perché questo territorio abbia risorse e abbia ascolto. Essere diventata Agrigento capitale della cultura è un momento
che segna già una grande possibilità di rilancio, ma non basta. Anche l'assessore Scarpinato ai beni culturali e all'identità siciliana ha voluto essere presente a questo momento importante che è la sede ad Agrigento, non tanto una sede fisica quanto una sede dove si svilupperanno idee e concetti e programmazione per la stessa politica della città di Agrigento in vista anche della formazione di un comitato direttivo. Assolutamente sì, per me oggi è motivo d'orgoglio essere ad Agrigento, ma d'altronde ad Agrigento ormai sono di casa, è notorio il rapporto ma soprattutto il lavoro profuso sul territorio, testimonianza proprio con Agrigento Capitale della Cultura, abbiamo lavorato senza soluzioni di continuità per portare questo grande risultato ad Agrigento, Agrigento merita e Fratelli Italia oggi apre una sede a testimonianza dello straordinario lavoro che si fa sul territorio, perché per risolvere i problemi delle persone devi conoscere i problemi delle persone e per conoscere questi problemi devi stare sul territorio. No, Fratelli Italia c'è, Fratelli Italia è presente e Agrigento ancora una volta sarà ascoltata da una classe dirigente politica sempre attenta ai bisogni degli agrigentini. Sì, mentre le altre sedi invece chiudono, Fratelli d'Italia apre un altro circolo, un'altra sede importante che testimonia lo stato di salute che il nostro partito e che Giorgia Meloni insieme alla sua classe dirigente dimostrano di avere. Siamo assolutamente felici e ringrazio l'onorevole Savarino e tutti coloro i quali si sono adoperati per l'apertura di questo circolo che vuole ribadire un impegno che non è soltanto in una fase preelettorale ma soprattutto in una fase successiva e vuole dare testimonianza giorno dopo giorno dell'impegno che si mette. Agrigento è una città importante anche in vista del suo impegno di Capitale della Cultura 2025 e vuole essere presente Fratelli d'Italia anche per decidere sulle novità importanti in politica non solo in città ma anche in provincia. Assolutamente sì, continua il percorso di radicamento territoriale che Fratelli Italia sta registrando a livello regionale, a livello nazionale, siamo felici e orgogliosi di questo, abbiamo una grande fortuna che è quella di avere il leader più apprezzato in Italia, non soltanto in Italia, con percentuali di gradimento superiori a quelle che il partito conquista durante tutte le competizioni elettorali, ma oltre a questo abbiamo un obiettivo che è quello di creare un partito radicato nel territorio, con circoli territoriali, con la classe dirigente che si forma anche all'interno del nostro partito grazie a una struttura giovanile molto forte e molto radicata. È stata la vecchia impostazione che abbiamo sempre perseguito, che continuiamo a perseguire all'interno di Fratelli d'Italia, siamo felici e orgogliosi di questa. Agrigento svolgerà una funzione importantissima anche in prospettiva grazie a quello che il governo nazionale ha sancito, che determinerà certamente ricadute di eccezionale valenza dal punto di vista turistico per Agrigento e per la nostra regione in maniera complessiva, e quindi è giusto che il partito con i ruoli apicali che ricopre all'interno degli assessorati regionali, all'interno della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, all'interno del Parlamento nazionale, sia al fianco di questa splendida città per condividere un percorso di crescita. È sicuramente un momento importante, ogni volta si apre una segreteria che consentirà a Giusi, in questo caso a Giusi Savarino, di poter avere ancora più contatto con il suo territorio, con Agrigento. Una realtà importante, una realtà che merita attenzione, sono strasicuro che la sua presenza sul territorio sarà d'impulso per i tanti uomini e donne che militano in Fratelli d'Italia, ma sarà anche, diciamo, la funzione, il centro nevralgico, la spugna delle esigenze del territorio. Ogni volta che la politica fa queste cose vuol dire che è sulla strada giusta. Ogni volta che si apre una segreteria è un punto di legalità, di confronto per la città. Non potevamo mancare, è sempre una festa, il partito si sta radicando fortemente sul territorio regionale. Oggi siamo qui a fianco alla collega e amica Giusi Savarino per questa splendida iniziativa. C'è una presenza in più sul territorio, il partito è ben radicato, lo dicevamo prima, siamo qui con i nostri amici e colleghi, rappresentanti del Parlamento nazionale, del Senato, anche colleghi naturalmente dell'Assemblea regionale, sono venuti da tutta la Sicilia e questo è un fatto estremamente importante. Quindi la campagna tesseramenti va avanti, è un partito in piena forza. Naturalmente sia da Roma che in Sicilia le iniziative che stiamo portando avanti sono importanti e oggi parleremo di alcune di queste con l'occasione. Oggi, 1 agosto, la Chiesa ricorda Santo Alfonso, compatrono di Agrigento, grazie a Monsignor Giovan Battista Peruzzo.
Agrigento può essere considerata tra le città alfonsiane. La storia della beatificazione di Santo Alfonso è legata ad Agrigento attraverso il menfitano Vincenzo Giattini, postulatore della causa. La recente chiusura della casa redentorista di Via Duomo non ha spezzato il legame tra Santo Alfonso e la città di Agrigento. Si chiude il cammino canadese nei luoghi dello sbarco del 1943. Ci sono le interviste. Duras! Ryan! Present! Callaway! Present! Noi abbiamo fatto più di 50 attività in paese, ma qui è speciale a causa che non morti sono qui, la maggiore parte dei 562. È importante a causa che noi puoi creare un legame con le ame dei nostri morti. Loro hanno pagato la loro vita per la pace che esiste qui. A causa del loro sacrificio e del sacrificio dei caduti civili, anche soldati italiani, la vostra paese vive in pace per 80 anni. Gli olandesi, con un percorso, un progetto che si chiama Volti di Agira, sono riusciti a dare un volto a una lapide, dare un volto a uomini che sono venuti a combattere il nostro territorio per darci la libertà, la democrazia. He decided to collect as many pictures of the soldiers as he could find. E ha deciso di collettare le fotografie dei soldati più possibile. Le fotografie che abbiamo adesso dà a ogni soldato caduto in guerra un'anima, sono persone, non sono più numeri. Private George John Ireland, Royal Edmonton Regiment. Private Cyril George Peck. Sul spiaggio di Marzomeme, dove mettiamo più o meno 200 stelle, 200 picchetti per i morti caduti, non solamente canadesi, ma anche italiani, americani, britannici, giovani canadesi che hanno pagato il prezzo molto caro per la pace in una patria che loro non sanno niente della Sicilia. Prima delle ferie estive, cerimonia del ventaglio all'Ars. Vediamo. Nella sala rossa di Palazzo Normanni si è svolta la tradizionale cerimonia del ventaglio, organizzata dal sindacato stampa parlamentare con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, un'occasione per un bilancio dei lavori parlamentari. Abbiamo portato una relazione, così come già avevamo anticipato, se ricordate, nei primi 6 mesi di attività, quindi abbiamo anticipato un po' la cerimonia del ventaglio e, se ricordate, avevamo qualche primato, come quello di aver ottenuto la finanziaria entro il 10 febbraio, ma anche qualche elemento invece più critico rispetto alle sedute d'aula. Oggi invece siamo rientrati rispetto sia alle ore, le sedute, i disegni di legge prodotti e riteniamo di essere dati alla mano assolutamente in linea con la precedente legislatura. Addirittura in proiezione, spostandoci non ai 9 mesi di legislatura ma ai 12 mesi, addirittura potremmo anche superarli. La vera scommessa di quest'anno deve essere migliorare ancora di più e soprattutto essere d'esempio per tutti. L'anno scorso siamo riusciti in un primato che non si aveva da tantissimo tempo, siamo riusciti, ripeto, entro il 10 febbraio. L'obiettivo è quello, insieme al governo regionale, al presidente Schifani, all'assessore Marco Falcone e a tutti chiaramente i colleghi dell'Assemblea regionale siciliana, quella di offrire questo strumento finanziario entro il 31-12, quindi la vera scommessa sarà quest'anno, dove oggettivamente ci siano tutti i tempi per portarla avanti. Abbiamo già votato il DEF la settimana scorsa, quindi ci sono i buoni presupposti affinché si riesca a essere assolutamente precisi. La più grande scommessa è proprio quella della spesa dei fondi comunitari, pertanto farò in modo di sentirmi col Presidente della Regione e capire con gli uffici come utilizzare
qualsiasi, ogni centesimo che noi abbiamo ricevuto da parte della comunità europea. Sarebbe veramente un pugno nello stomaco ai tanti imprenditori, ai tanti siciliani che vivono in questa terra e che vedrebbero andare in fumo queste risorse. Non dobbiamo creare tutte le condizioni affinché questo non avvenga, quindi ci sarà un lavoro doppio, triplo, tutto il tempo che si vorrà dedicare, noi saremo assolutamente pronti al lavoro. Il governo credo che già stia mandando una nota, perché venire in aula per fare populismo non ha senso, la gente già di fumo ne ha visti in questi giorni parecchio, verrà nel momento in cui avrà tutte le relazioni da parte della protezione civile, dagli assessorati anche rispetto alla quantificazione dei danni, e ritengo che sia anche la cosa più giusta da fare, però nessuno vorrà sottrarsi alle eventuali responsabilità che si possano avere. Grandissimi disagi a tutti purtroppo gli operatori del settore alberghiero, ma sostanzialmente tutti quelli che hanno un beneficio dai turisti che vengono qui, quindi mi rivolgo ai ristoratori, al classico negoziante, e ci mettiamo assolutamente nei loro panni, quindi non stancheremo mai di lavorare affinché tutto possa ritornare presto alla normalità. Sembrerebbe che già da domani dovrebbero ripassare a 14 i voli in entrata e in uscita, quindi partenza e arrivo, e sembrerebbe che dovremmo tornare alla normalità da qui a qualche giorno. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. I lavori al porto di Tremestieri nel Messinese suscitano dubbi nel sindacato UIL. Tutto a posto per Tremestieri, si va verso la cessione del ramo d'azienda, anche il comune di Messina ha dato il suo nulla osta. Tutto a posto se i lavori fossero completati, come doveva essere ormai da oltre un anno e mezzo. Tutto a posto se il cantiere quantomeno mostrasse segni di ripresa nelle attività, anche con la nuova ditta, ma il cantiere ancora è un deserto. Tutto a posto se ci fossero i 43 milioni che dobbiamo spendere in più rispetto al progetto iniziale e qualcuno ce li avesse dati, ma così non è. Io temo che sul porto di Tremestieri questa amministrazione abbia sbattuto contro un muro e non lo voglia ammettere. Non ci interessa ovviamente sentirci dire che avevamo ragione, perché purtroppo la città sta perdendo la sua infrastruttura più importante, ma quantomeno avere l'umiltà di dire che quel cantiere è andato male anche per colpa di chi non l'ha saputo controllare, non ha saputo rivestire appieno il ruolo di stazione appaltante, questo sì. Dopodiché insieme si dovevano trovare le soluzioni migliori, qui si sta scaricando ad altri, all'azienda, al privato, al problema economico della Coedemar, sì, che tutte cose che ci sono, però come avviene sulle autostrade, se le autostrade ancora sono lo svincolo di Giostro, il viadotto di Rio è in quelle condizioni, la colpa la diamo al CAS, giustamente, perché è la stazione appaltante del porto di Tremestieri, la stazione appaltante è l'amministrazione comunale. Chiediamo al sindaco, all'assessore Mondello, di convocare veramente le parti sociali e non fare i soliti stucchevoli monologhi e dire esattamente quali sono le prospettive, soprattutto su quelle che sono le risorse economiche che servono, perché quest'opera ai cittadini tutti già sta costando 43 milioni di euro in più. A proposito delle risorse, quanto interesse potrebbe avere lo Stato a trovare le risorse nel momento in cui si decide di puntare sul ponte, sullo stretto e dunque sul collegamento stabile, che di fatto potrebbe in prospettiva rendere inutile la realizzazione di un'altra opera come un porto? Il sistema portuale, lo diceva proprio ieri il Vice Ministro in un'interrogazione parlamentare, il sistema portuale è assolutamente indipendente dalla costruzione o meno del ponte sullo stretto. L'Italia tutta ha in previsione una riforma di tutto il sistema portuale, perché alcuni traffici continueranno a camminare con le autostrade del mare. Il porto e l'autorità portuale dello stretto continuerà ad essere strategica, soprattutto se ci sarà il porto di Tremestieri, perché ha una fetta di mercato, Gioia Tauro dall'altra parte lo dimostra, che sta crescendo, ha una fetta di mercato che non verrà intercettata assolutamente dal ponte e deve giocare il suo ruolo nel Mediterraneo. È un problema non solo per liberare questa città dal traffico pesante, avere finalmente il porto di Tremestieri, ma è anche una opportunità di sviluppo e di occupazione che già, visto che siamo in ritardo di un anno e mezzo sul completamento dei lavori, sono opportunità che stiamo perdendo per colpa di una politica che evidentemente ha altri interessi. È stato reso noto il programma degli eventi per il mese di agosto a Messina. Vediamo i dettagli.
Agosto Messinese, diciamo, è un brand nel brand, perché la città ad agosto, soprattutto quella di Messina, non si ferma ma anzi accelera. È una città nella quale abbiamo cercato quest'anno di dare un impulso diverso rispetto a quella che era l'organizzazione tradizionale, e l'abbiamo potuto fare perché in questi anni abbiamo lavorato per questo. Ma l'agosto messinese rimane legato alla vara, alle tradizioni, a tutto quello che ad agosto si faceva a Messina, con la grande popolazione che andava prima alla fiera, poi a Piazza Unione Europea, oggi Piazza Unione Europea, Piazza Municipio una volta, tant'è che nel logo di quest'anno c'è un po' di tradizione in una rivisitazione, diciamo così, di un'immagine di tanti tanti anni fa, quindi ha un valore importante per la città, per tutte le persone che tornano in città, e quindi agosto messinese ha un valore in più. Una rassegna che si farà sulla scalinata di Palazzo Zanca in ricordo del Teatro dei 12.000. Ci sarà il Galà del Folklore, la rievocazione di Don Giovanni d'Austria, un concerto bandistico regionale a cura dell'Ambima, i festeggiamenti per i giganti a cura dei gruppi folk, un punta storia della scuola dei Cuticchio, Gaspare Balsamo, sul mito, per cui ecco, sarà veramente un calendario fatto anche di altri eventi a cui si aggiungeranno quelli dei villaggi, delle feste patronali, che possa consentire al largo pubblico di avere un vasto panorama di offerte. La vara è il cuore di tutto insieme ai giganti. Quest'anno presenteremo a parte un calendario abbastanza fitto di manifestazioni collaterali, che si arricchisce anche delle proposte di manifestazioni curate da altre associazioni. Restiamo a Messina, dove è stata presentata la consulta giovanile. Per la prima volta il Comune di Messina si dota di una consulta giovanile, grazie anche al Consiglio Comunale che ha approvato l'adozione del regolamento che istituisce tale consulta. Finalmente i giovani avranno un'ulteriore sede, non solo di ascolto ma anche di condivisione di quelle che sono le loro istanze e la progettualità che possa incidere anche in quella che è l'agenda politica della vita amministrativa del Comune di Messina. Quindi un importante traguardo affinché i giovani siano protagonisti, così come abbiamo sempre detto. Potranno elaborare pareri, raccomandazioni in merito a tutte quelle che sono le istanze, le iniziative rivolte al mondo dei giovani, ma al contempo potranno condividere quelli che sono dei progetti, degli eventi, delle iniziative che li coinvolgono in prima persona, quindi diciamo una sede dove sarà possibile progettare insieme e condividere non solo con la giunta ma anche con il consiglio comunale quella che è la loro voce. Siamo alla pagina sportiva. Calcio, terzo portiere per l'Acragas, Carmelo Lentini. Arriva un terzo portiere in casa Acragas, si tratta di Antonino Busà, catanese, classe 2002, quindi classificato come senior. Il ragazzo nell'ultima stagione ha difeso i pali del Canicattì e poi quello del Ragusa, accumulando in totale 14 presenze. Ma attenzione, perché contemporaneamente a lui è stato prelevato un giovane del 2005. Trattasi del giovane terzino sinistro Matteo Motta, la scorsa stagione in promozione con l'Atletico 1994. Entrambi si stanno regolarmente allenando in ritiro. Dopo aver completato la prima settimana di lavoro, ecco il compendio e un'attenta analisi del tecnico Coppa. Mister Marco Coppa, oggi prima amichevole in famiglia, a tutto campo per l'Acragas, quale indicazione hai tratto dopo una settimana di ritiro? Oggi più che altro avevo bisogno di vedere un po' tutti a tutto campo, appunto perché non abbiamo avuto modo di vedere molti di quelli che si sono aggregati durante questa settimana. Quindi oggi è stata un'opportunità per rendermi conto di più eventualmente di cosa c'è bisogno e comunque per conoscere meglio qualcuno. Come procede la preparazione fisica dell'Acragas? No, devo dire bene, ma soprattutto a me le indicazioni la danno i ragazzi più grandi, i giocatori più grandi, stanno bene, cioè, si sta lavorando con allegria, con entusiasmo, si sta faticando come giusto che sia, però c'è grande armonia. È ancora presto per dirlo, ma che Acragas sta venendo su? No, è troppo presto per dirlo. Ci sono delle buone
delle buone potenzialità in tutti i reparti. C'è da lavorare tantissimo, abbiamo fatto soltanto 5 giorni in effetti di lavoro effettivo, ma non abbiamo ancora iniziato praticamente a lavorare sotto il profilo tattico, abbiamo fatto poco e niente. E dalla prossima settimana incominciamo a fare sul serio, come si dice, però ci sono veramente buone prospettive. L'organico è completo oppure manca ancora qualcosa? No, l'organico io credo che sia quasi al completo, io ho grande fiducia per i ragazzi che sono dentro questo spogliatoio ogni giorno, per quello che mi stanno dando, per la loro disponibilità, per la loro professionalità. Poi è pure vero che con l'andare dei giorni può cambiare qualcosa, giochiamo a calcio e il calcio è uno sport che si rinnova giornalmente, speriamo di non avere mai infortuni, però l'organico è quasi al completo. Oltre 30 giocatori in ritiro, in organico, quando avverrà la prima necessaria scrematura? No, io credo il prima possibile, perché non so dirti il giorno esatto, ora lo stabiliamo insieme alla società, però il prima possibile, perché in questo momento siamo un po' tanti e per incominciare a lavorare come voglio lavorare io ho bisogno di lavorare con un numero giusto di giocatori per incominciare, ripeto, a fare le cose per bene e poterle fare nei tempi che mi interessa fare. Quando vedremo la tua Acragas? No, spero il prima possibile, spero il prima possibile. Sicuramente ho dei giocatori che, ripeto, da un punto di vista della disponibilità, sono dei giocatori abituati a recepire velocemente, e il fatto di avere questa capacità di recepire alcuni concetti, alcuni principi, mi agevola il lavoro. Io mi auguro il prima possibile di vedere un Acragas che almeno faccia la domenica metà delle cose, e forse sto esagerando, ma in parte le cose che facciamo durante la settimana. Già mi basterebbe una piccola percentuale, già sarebbe tanto. Nella prima uscita abbiamo visto tutti insieme Litteri, Trombino e Jama. È possibile vedere questo tridente pesante anche in campionato? No, assolutamente no, hai dimenticato forse anche qualcuno. Io spero di poter vedere anche qualcun altro insieme a loro. Ancora calcio, con un servizio sulle disposizioni che riguardano i campionati di eccellenza e promozione. Ci dice tutto Carmelo Lentini. Ma vediamo come sono strutturati i prossimi campionati di eccellenza e promozione, che ricordiamo avranno inizio domenica 10 settembre. In prima e in seconda categoria invece i campionati partiranno domenica 24 settembre. Così è stato deciso dalla LN di Sicilia. Per quanto riguarda la Coppa Italia, l'andata del primo turno si disputerà il 27 agosto, mentre 8 giorni più tardi, il 3 settembre, spazio alle gare di ritorno che decreteranno le società promosse al secondo turno della Coppa Italia. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei calciatori in eccellenza, dovranno giocare un giocatore nato nel 1 gennaio del 23 e un altro nel 1 gennaio del 24. In promozione stessa cosa, 1 gennaio del 23, 1 gennaio del 24. Cambia invece in prima e in seconda categoria. Infatti si dovrà utilizzare obbligatoriamente soltanto un calciatore nato dal 1 gennaio 2024. Questo vale anche per la seconda categoria. Ma vediamo un po', si dovranno giocare anche le competizioni di Coppa Italia. In eccellenza la Coppa Italia è il Memorial Gianfranco Provenzano, in promozione sarà il Memorial Orazio Sino, in prima categoria il Memorial Filippo Lentini, in seconda categoria Memorial Salvatore Saieva, mentre per quanto riguarda il trofeo delle province che interessano la terza categoria, si chiamerà Memorial Pietro Lobianco. Nel campionato di promozione riconferma per Renato Maggio sulla sponda del San Giovanni Gemini. Dopo una stagione di assestamento, la compagine biancorossa punta a qualcosa di diverso, specie dopo l'indisponibilità dello stadio Nino Lobue, che ha costretto la squadra a giocare le gare interne per metà campionato sempre in campo neutro. È arrivata una salvezza diretta, malgrado un organico formato da giovanissimi calciatori, molti dei quali alle prime esperienze nella categoria. L'attuale dirigenza sta cercando di allargare la base societaria,
Poi si ripartirà con alcune riconferme e il potenziamento di alcuni reparti. E proprio il San Giovanni Gemini di Renato Maggio, sabato prossimo, allo Stadio Seneto, a partire dalle ore 17, effettuerà un lavoro congiunto con l'Acragas. Sulla sponda del Camarat, Francesco Fanara è stato riconfermato alla guida. Molto ambiziosa la squadra del tecnico cammaratese, ma di origine favarese, Fanara, che si presenta in astra di partenza con grande ambizione per un ritorno in eccellenza dopo tanta promozione. La scorsa stagione Camarat si è classificato al terzo posto, dopo un lungo testa a testa con le squadre di testa, poi è arrivato l'amaro playoff concluso con un parasson di reti 4-4 che l'ha estromesso dalla semifinale. Il 7 agosto prossimo partirà la preparazione atletica del Camarat al Vito Di Marco di Cammarata. Tra le riconferme spicca quella di Cosimo Panepinto, quarantenne, uomo e bandiera biancazzurra, al suo 11° anno al Camarat dal 2003 al 2007 e poi dal 2008 al 2010 e adesso dal 2019 ad oggi. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci.